video. Oggi mi vedete queste vesti da elfo magico perché quello che farò oggi sarà trasformarmi in Arwen. Per chi non conoscesse Arwen, cosa ci fate nel mio canale? Non capisco. A parte gli scherzi, io sono una grande fan del Signore degli Anelli, se non l'avete ancora capito con i vecchi video. Ho ritrovato il mio vecchio cosplay di Arwen e io sono tipo strafelice perché questo vestito è bellissimo e mi ricordo che l'avevo pagato così tanto, ma così tanto, e adesso sono felice con questo vestito, mi ci sposo in questo vestito. Prima di tutto mi dispiace, mi vedete au naturel, ho tante lentiggini, sì, se non l'avete ancora capito, ho tante lentiggini che cerco di coprire ma invano. Come sono pallida, le lentiggini, non posso mettere fondotinta scuro. E vabbè. Quindi, se volete skippare la mia faccia e andare direttamente alla fine, va bene, non mi offendo. Quindi oggi faremo il make-up di Arwen e poi mi trasformerò totalmente in lei perché, come vedete, io non ho i capelli elfici. Io adesso ho i capelli di un hobbit al massimo, ma non i capelli elfici. Ce li avevo, ma li ho tagliati. Allora, prima di tutto, se conoscete, il Signore delle Anelli, sapete che Arwen è interpretata da quella gnocca di Liv Tyler, che purtroppo io, vabbè, e il suo make-up è molto, ma molto semplice. Quindi, quello che faremo sarà un make-up molto semplice, perché se era un make-up più difficile non mi sarei neanche messa a farlo. Ok, basta, smettiamola e iniziamo con il make-up. Bene, perfetto, io non vedo niente, nel senso che non ho le lenti, io di solito porto gli occhiali, quindi se farò un disastro, mi dispiace. Allora, primissima cosa, essendo che io ho tante lentiggini, io devo coprire la mia faccia, ovvero metterci il fondotinta. Il fondotinta che io uso è quello della MAC, che si chiama Studio Fix Fluid, che ha anche la protezione solare 15, che io amo. Finalmente ho trovato un fondotinta abbastanza pallido per il mio viso. Sì. E prima di tutto mettiamo un po' di fondotinta. Io ho già messo la mia crema. Ho già messo la mia crema idratante, ho messo un po' di primer, quindi quello che io adesso farò sarà solo mettere il fondotinta. Di solito l'unica cosa che a me non piace di questo fondotinta è che tipo non ha il push push, ma devo tipo ficcarlo sulla mano, tipo se mi casca troppo fondotinta ho sprecato tutti i soldi. Quindi quello che io faccio è mettere il fondotinta un po' dappertutto. Che uso quello della Hard Candy, che cioè nel senso non è granché. Poi il correttore che uso è quello della Maybelline, che si chiama Instant Age, che io adoro, tipo lo uso da anni, non l'ho mai cambiato perché ho cambiato tipo i correttori, ma questo rimane sempre il mio preferito. Applicherò anche un po' di cipria, solo per fissare un attimino il fondotinta. E, ironia della sorte, userò la Elf. Che simpatica che sono. Io vi capisco se tipo voi non arriverete alla fine di questo video, perché questo non è un make-up tutorial, questa è la donna che fa la deficiente. Quindi io quello che uso è quello della Elf, che mi piace tanto in realtà, nonostante l'ironia della sorte che io usi un coso che si chiama Elf. Però mi piace tanto. Quello che ho un'altra cipria che ho provato che mi piace tantissimo è quella della NYX, quella bianca, che è molto bella. Poi faremo sarà le sopracciglia, perché comunque Liv Tyler ha delle sopracciglione bellissime che io non ho, però l'unica cosa che io faccio è riempire un attimino gli spazi. Adesso mi prendo lo specchio in mano perché non vedo. Adesso quello che farò, userò questa palette, la Tarte Let, che è tipo la palette più bella che esista al mondo. E quello che io userò sarà Flower Child, che è tipo veramente un rosino, ma proprio giusto per metterlo. Oh, guarderò lo specchio qua. Il make-up, cioè, non si dovrebbe neanche vedere, cioè.
una cosa naturalissima proprio, cioè neanche un nude, proprio un naturale, un vedo non vedo. Quello che farò, prenderò anche un attimino un altro di Sweetheart, che anche questo è un piccolo rosato, che lo farò tipo giusto qua un pochino, giusto per non sembrare morta, perché Liv Tyler è gnocca, io un po' così. Ma come vedete veramente, cioè l'occhio rimane veramente come, come se... La mia gatta sta usando di nuovo la lettiera. Ogni volta che io filmo, lei ama usare la lettiera. Quello che farò invece sarà prendere Funny Girl, che è, scusate, la mia palette è tipo molto sporca. Questo qua, che lo metteremo nel inner corner. Vedete che professional che sono, sono anche i termini. Un pochino, ma proprio un po'. Quindi, so che starete dicendo, vabbè, quindi insomma, faccio prima non truccarmi. Anche, non sto dicendo che non potete truccarmi, potete anche truccarmi. Io invece se vado in giro senza un minimo, cioè non, almeno un po' di mascara, cioè mi sento male, quindi sopra ce ne sono il male. Ma quello che io pensavo di fare è di mettere un miele di volontà, e questo qua è bello, è un barattolo di miele della Skin Beauty, un attimino di burro cacao, e poi stenderci sopra un po' di rosso, che userò questo qua, il rubino, che è un rosso molto potente, però ho Canada, assolutamente. Ci vediamo la prossima volta, ciao!